Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Un'amatissima ex vippona, fra qualche mese, vivrà una doppia gioia, a breve diventerà mamma per la prima volta e convolerà a nozze. Il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti e amati dai telespettatori italiani. A settembre 2023, con l'inizio della nuova edizione, presentata da Alfonso Signorini, sono state annunciate parecchie novità, a partire dalla scelta dei concorrenti. I partecipanti sono sia persone comuni che personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Nel corso degli anni, da quando il programma ha esordito, il pubblico ha avuto modo di seguire il percorso di parecchi protagonisti. Sono tanti coloro che hanno vissuto un'esperienza nuova e soprattutto incredibile, all'interno della casa. Il format ha sicuramente dato a molti una maggiore popolarità. Ebbene, proprio un'ex amatissima vippona ha fatto sapere, qualche settimana fa, di essere in dolce attesa. Ma non solo, perché presto vivrà una doppia gioia, convolerà infatti a nozze, dato che la proposta di matrimonio è arrivata da tempo. Grande Fratello VIP, un'ex vippona sta per diventare mamma, il matrimonio sarà con il pancione. Ha fatto parte della quinta edizione del Grande Fratello VIP, insieme a sua mamma Maria Teresa Ruta, Gwenda Goria a distanza di quasi 4 anni è pronta a dare alla luce il suo primo figlio. Ebbene sì, l'ex amatissima vippona ha fatto sapere di essere in dolce attesa, di un maschietto. L'annuncio è arrivato durante una puntata de La Volta Buona, programma di Caterina Balivo, in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, su Rai 1. L'attrice, insieme al suo compagno, Mirko Gangitano, ha manifestato tutta la gioia di poter vivere, finalmente, la maternità. In passato, infatti, non ha mai nascosto i problemi legati alla difficoltà di avere un figlio, a causa dell'endometriosi. Aveva scoperto, nel 2021, di esserne affetta e aveva voluto raccontarlo ai suoi follower, per dare maggiore attenzione a questa malattia di cui soffrono tantissime donne. Ma questa non è l'unica bella novità nella vita dell'ex vippona, dato che a maggio, 3 mesi prima del parto, sposerà il suo fidanzato. La data era stata fissata prima della scoperta della gravidanza, e a quanto pare, non ha nessuna intenzione di rinviarla. Anzi, Gwenda è felice di poter arrivare all'altare con il pancione. Inoltre, come ha raccontato al settimanale Di Più, hanno scelto un giorno importante per entrambi, ovvero il 16 maggio, abbiamo deciso di unirci in matrimonio il 16 maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo. Perché proprio quel giorno di 3 anni fa ci siamo incontrati per la prima volta.